stavo andando a sbattere, però mi sono detta intanto da qui al muro mi godo il viaggio. Benvenuti su Voltare Pagine. Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Manuela, se questa è la prima volta che passate da qui mi raccomando iscrivetevi subito. Allora, indovinate un po' di cosa voglio parlarvi nel video di oggi, sono sicura che se date un'occhiata al calendario indovinate subito. Fra pochi giorni è San Valentino, la festa dell'amore, la festa degli innamorati, quindi oggi ovviamente parleremo d'amore. Allora, non so cosa pensate voi di San Valentino, io sinceramente devo dirvi che è una cosa che mi piace molto. Questo al netto ovviamente di cose negative, per così dire, come il lato commerciale, come anche la superficialità o peggio ancora l'ipocrisia. Fatemelo dire, anche se sto per dire una cosa di una banalità imbarazzante, San Valentino ha senso solo se una relazione funziona anche gli altri giorni dell'anno, intendiamoci, per carità. Ovviamente lo spirito di questa giornata, per quanto mi riguarda, non è quello di nascondere, come dire, la polvere sotto al tappeto, ma è quello viceversa di celebrare, di festeggiare, di riconoscere, di assaporare in un giorno speciale quello che deve esistere ed essere assaporato anche in tutti gli altri giorni dell'anno. Quindi, dopo questa parentesi di una banalità imperdonabile, entriamo nel vivo dell'argomento, festeggiando, celebrando l'amore in chiave letteraria, ovviamente, e facciamolo quindi parlando di un libro che è questo, Elogio della passione di Carlotta Clerici. Allora, ho mille cose da dirvi su questo libro, quindi poco a poco cercherò di dirvi tutto quello che ho in mente. Senza indugi entriamo subito nel merito della questione. Quindi vi dirò qualche parola sulla trama senza ovviamente fare spoiler, voi sapete che è una cosa che non faccio mai. Poi vi parlerò della storia editoriale, per così dire, di questo libro, che è particolarmente interessante, quindi mi soffermerò abbastanza su quell'aspetto e poi naturalmente condividerò con voi quella che è la mia opinione di lettura, alcune delle riflessioni che questa lettura mi ha fatto venire in mente e che appunto ho voglia di condividere con voi. Dal punto di vista appunto della trama, partiamo da quello, questo libro racconta la storia di una passione travolgente, nel senso che la protagonista decide di vivere questa passione anche a costo di rimettere in discussione tutte le cose essenziali, fondamentali e che fino a quel momento erano state salde della sua vita, il suo matrimonio, la sua vita familiare, il suo essere madre e anche proprio a livello più intimo la sua identità di donna. La protagonista si chiama Matilde, è una musicista italiana che vive a Parigi, appunto con suo marito e con sua figlia. In occasione di un concerto a Milano conosce un uomo che si chiama Francesco e a partire da lì la sua esistenza verrà completamente trasformata. Si butta con anima e corpo in questa relazione che rimette in discussione tutto quello che lei è, tutto quello che lei ha, tutto quello che lei ha costruito e le fa ritrovare quella libertà e quello slancio, quell'energia vitale che nella sua routine le mancavano. Quindi questo per quanto riguarda la trama. Ora, vi dicevo in apertura che questo libro ha una storia editoriale molto particolare e molto interessante e voglio raccontarvela. Allora, l'originale di questo libro è quello che voi vedete qui fra le mie mani, ovvero un libro scritto in francese, perché Carlotta Clerici è un'autrice italiana ma che vive a Parigi da tantissimi anni, da più di 30 anni, e che ha scelto il francese come lingua di scrittura, quindi già qui possiamo mettere in luce un elemento insomma abbastanza interessante e abbastanza particolare. Nonostante la lingua materna di Carlotta Clerici sia l'italiano, lei che vive qui da tantissimi anni ha scelto di scrivere in francese, quindi la lingua originale di questo libro è il francese. Io questo libro l'ho letto per la prima volta nel 2017, quindi qualche anno fa. Il 2017 è l'anno di pubblicazione dell'originale qui in Francia e l'avevo scoperto per caso, mi ero ritrovata ad assistere a una presentazione in presenza appunto dell'autrice in una libreria qui a Parigi. Mi era molto piaciuto il modo in cui l'autrice aveva presentato il libro, mi aveva molto incuriosita, quindi l'ho comprato e me ne sono andata a casa e l'ho letto rapidissimamente nei giorni successivi. Ora, cosa è successo quando ho letto questo libro? È successo che mi è piaciuto tantissimo, mi ha colpita tantissimo, mi è piaciuta molto la trama, mi è piaciuta molto la narrazione, perché la trama è davvero una trama molto forte, una trama che è capace proprio di incollarci alla pagina, e mi è piaciuta la vivacità e l'autenticità con cui i sentimenti, le emozioni, le sensazioni della protagonista sono descritti in questo libro. Quindi subito dopo aver letto il libro ho cercato di contattare l'autrice, l'ho cercata sui social, ho visto che aveva un profilo Facebook, le ho mandato un messaggio dicendole appunto che avevo assistito alla presentazione in libreria, che avevo letto il suo libro, che mi era piaciuto tantissimo, eccetera eccetera, e quindi sostanzialmente facendole i complimenti. A partire da lì devo dire che siamo rimaste in contatto e ogni tanto ci siamo scritte, ogni tanto abbiamo avuto
modo anche di vederci, e in qualcuna di queste conversazioni abbiamo anche accennato all'idea di immaginare una traduzione italiana di questo libro, perché in tutto questo vi dicevo appunto che l'originale è francese, che Carlotta l'ha scritto in francese, e per molto tempo non è esistita una traduzione italiana di questo libro, e a me sembrava così assurdo, o quantomeno mi sembrava un peccato, quindi addirittura in realtà avevo condiviso con Carlotta quello che era un mio sogno, un mio desiderio, che era quello appunto di tradurre io stessa questo libro. Mi sarebbe piaciuto tantissimo fare la traduzione di questo libro, e con lei avevamo anche un po' iniziato a parlare così di qualche possibile iniziativa da fare in questo senso, e io mi ero insomma resa disponibile per fare magari un test di traduzione, per sottoporre il progetto a qualche casa editrice italiana, eccetera eccetera. Poi la cosa si è fermata lì, l'abbiamo congelata, perché il libro è stato affidato a un agente, e quindi ovviamente per non interferire con le attività dell'agente io non ho più fatto nulla, e questa cosa è rimasta un po' così, diciamo, congelata appunto. Ora, il lieto fine di questa storia è che qualche mese fa questo libro è stato pubblicato in traduzione italiana, tradotto non da me, ma tradotto dalla stessa autrice. Ovviamente sono contentissima, ecco, sono molto molto contenta che questo libro finalmente esista in italiano. È stato pubblicato da una casa editrice che si chiama Ventanas, che è nata proprio nel 2023, quindi una casa editrice neonata, ed è così che questo libro finalmente può essere letto in italiano, con grande gioia da parte mia, ripeto. Allora, qualche riflessione su questo libro. Uno dei punti di forza indiscutibili, secondo me, del libro è la trama, cioè la trama è molto forte di per sé, e non solo è forte, come già peraltro vi dicevo prima, ma è raccontata in un modo assolutamente autentico, assolutamente sincero, che rende il tutto estremamente credibile. Non c'è nulla di forzato, si respira proprio la forza della sincerità e dell'autenticità nella trama e nel modo in cui questa storia è raccontata. Un'altra cosa che secondo me vale la pena sottolineare è il fatto che in questo libro viene affrontato un tema che è quello della maternità da una prospettiva diversa probabilmente da quella che abbiamo l'abitudine di vedere, perché qui abbiamo una donna che a un certo punto, in una certa fase della sua vita, decide di mettere in secondo piano anche il suo essere madre. In una certa fase della sua vita, per la narratrice, la passione che sta vivendo, l'uomo con cui sta vivendo questa passione, vengono prima di tutto, anche prima del suo essere madre. Ora, per quanto mi riguarda, devo dirvi che uno dei motivi per cui sicuramente sono stata particolarmente sensibile a questo libro nel momento in cui l'ho letto per la prima volta qualche anno fa, nel 2017, è che io proprio in quel momento ero reduce, venivo fuori da un'esperienza che ha fatto sì che questo libro andasse a toccare delle corde molto sensibili per me in quel momento. Avevo appena vissuto un'esperienza molto simile, non in termini di dinamiche dell'accaduto o in termini di elementi biografici, per così dire. Io non ero sposata, non avevo tradito nessuno per stare con la persona con cui ero stata, non avevo figli, e quindi non ci sono punti in comune in quel senso. Viceversa, ci sono molti punti in comune fra l'esperienza raccontata da questa narratrice in questo libro e quello che io in quella fase avevo appena vissuto dal punto di vista delle sensazioni, nel fatto di vivere una relazione travolgente ma priva di equilibrio fra i due componenti della coppia. E quindi proprio per questo motivo credo di essere stata particolarmente sensibile al racconto che Matilde, la protagonista di questo libro, fa. Un racconto in cui mi sono appunto molto riconosciuta. Questo libro ha un titolo che descrive esattamente quello di cui si tratta di un elogio della passione, nel senso che si tratta di una celebrazione della passione, anche di una passione che può essere travolgente, anche di una passione che può essere lacerante, che può essere dolorosa, che può far pagare dei prezzi molto alti, come nel caso appunto dell'esperienza della narratrice, ma che comunque, questo è il messaggio che c'è tra le righe, mi sembra, vale la pena nella misura in cui ci fa sentire liberi, ci fa sentire vivi. E questo è esattamente quello che mi era successo in quella fase della vita, e questa è una cosa in cui credo profondamente. Cioè, ci sono volte in cui sappiamo che siamo in una relazione in cui stiamo dando di più di quello che riceviamo, sappiamo che siamo più innamorati di quanto l'altro magari non sia innamorato di noi, sappiamo magari che c'è una data di scadenza
su quella relazione lì, eppure ce la vogliamo vivere lo stesso perché è una cosa molto intensa che appunto ci fa vibrare e ci fa sentire vivi. E io devo dire sposo questa filosofia qui. Dipende poi da ognuno di noi, dipende da che fase della nostra vita stiamo vivendo, però di per sé il fatto di vivere relazioni così non mi sembra una cosa da condannare. Io in quella fase, per esempio, sapevo perfettamente che stavo andando a sbattere, però mi sono detta intanto da qui al muro mi godo il viaggio. E questa è una cosa che rivendico, cioè sono convinta che a volte valga la pena fare esperienze di questo tipo, queste esperienze meritano di essere vissute. Poi per carità, così come vi faccio l'elogio della passione in questo senso, vi faccio anche l'elogio della routine, nel senso che per converso sono anche una persona che adora le relazioni che si costruiscono sulla durata, sono una persona che adora la routine, sono una persona che adora le abitudini che si costruiscono e che fanno proprio la bellezza delle cose che durano. Quindi insomma non sono a favore di quelli che cercano sempre emozioni estreme credendo che al di sotto dell'estremo nulla valga la pena e che tutto il resto sia noia, per così dire, no? Ora, dopo questa confidenza, devo dire abbastanza intima, voglio proseguire con una riflessione che è un po' un buttarmi avanti per non cadere indietro, e la riflessione è la seguente. Sono cosciente, anche alla luce insomma di tutto quello che ho detto fino adesso, che un certo sguardo potrebbe condannare, potrebbe non trovare auspicabile questo tipo di relazione, cioè una relazione in cui una donna mette in gioco tutta se stessa, paga un prezzo altissimo, fa esplodere il suo matrimonio, fa esplodere la sua vita familiare, rimette in gioco tutta la sua identità più profonda per un uomo sfuggente, per un uomo che ha dei sentimenti, un coinvolgimento, una presenza, una disponibilità, un impegno che non sono assolutamente paragonabili a quelli che vive lei. Ora, io devo dirvi che non la vedo così. Ripeto, mi sto buttando avanti per non cadere indietro, nel senso che nessuno mi ha fatto questa osservazione direttamente, non so se è stata fatta all'autrice, però immagino insomma, no? Guardando questa storia mi rendo conto che qualcuno potrebbe dire però non è giusto, questa donna perde completamente la dignità. Allora, che la si racconti questa storia è un conto, che uno auspichi di vivere la stessa cosa o che a uno sembri normale vivere una relazione del genere è un'altra. Allora io vi dirò che, ripeto, mi sembra perfettamente normale, mi sembra fisiologico, capita a volte di perdere completamente la testa per qualcuno che non perde la testa per noi allo stesso modo, ci si fa male, però si può decidere di viverla lo stesso, una storia del genere, insomma. Quando non si tratta di relazioni tossiche e quando non si tratta di relazioni violente, su questo voglio essere chiarissima, non voglio che ci sia il minimo dubbio, la minima ambiguità sul fatto che non sto parlando di relazioni tossiche o di relazioni violente. Probabilmente sarà capitato a molti e a molte di voi che mi state ascoltando, insomma, di vivere situazioni in cui siamo perfettamente consapevoli che siamo molto più innamorati dell'altro, eppure quella relazione lì in quel momento ci fa sentire vivi e decidiamo di vivercela lo stesso. E anche lì torno a pensare alla mia esperienza personale, l'ammettere questo squilibrio, l'ammettere questa vulnerabilità che si ha nei confronti dell'altro, in ultima analisi, secondo me, non è debolezza ma è forza. Piccolissima precisazione rispetto a tutto il discorso che ho appena fatto: ovviamente nella vita capitano anche situazioni opposte, cioè ovviamente ci sono tantissime situazioni in cui è l'uomo a essere più innamorato di una donna che invece lo ignora, non ricambia, magari lo tratta male, eccetera eccetera, quindi ovviamente queste cose possono succedere sia da un lato che dall'altro. Bene, questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete un mi piace, soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie di essere rimasti con me fino alla fine di questo video e naturalmente aspetto di leggere i vostri commenti qui sotto, voi sapete che sono sempre molto molto contenta di leggervi e di rispondervi. In questo caso specifico mi piace sapere cosa pensate voi delle tematiche che abbiamo affrontato insomma in questo video, se vi piace San Valentino, se viceversa siete fra coloro che odiano quella giornata, odiano quella ricorrenza. Noi ci ritroviamo prestissimo con il prossimo video, un bacio.